con la collaborazione di Olio San Giuliano Alghero, Equimbar Oliena, un imposto zieri di Letizia De Monte, passeggiata a cavallo maneggio la cinta San Teodoro. La prima giornata della riunione autunnale all'Ippodromo Pina di Sassari proponeva due maiden per gli anglo-arabo di 3 anni, divisi per fondo, entrambi sulla distanza di 2000 metri. Movimentata la prova riservata ai fondo arabo, caratterizzata dalla caduta del battistrada Attila nell'addirittura opposta alle tribune, che improvvisamente scarta verso l'interno portandosi via lo steccato e disazionando il suo interprete Angelo Godani. La corsa è proseguita dove a prendere l'iniziativa è stata Maiadora, che provava a chiudere la partita traguardo lontano. Ma in retta la figlia di Oscar Dei oscilla dall'interno verso l'esterno, intralciando la traiettoria di Yaki Baio e Alessandro Fiori, che a centro pista avevano trovato la giusta pedalata. L'intervento dei commissari di gara distanziano Maiadora al secondo posto, di conseguenza la vittoria è andata da Yaki Baio. Terzo e quarto posto per Artemide Saura e rimontante a Leoni. Tra i fondi inglesi è netta supremazia dell'atteso Asso Nero, che conquista la prima vittoria in carriera, completando da cima a fondo il percorso d'avanguardia nelle mani di Federico Bossa, in sostituzione di monta del claudicante Angelo Godani. Tutto facile per l'allievo di Roberto Masana, ma impensierito dai rivali, che va a varcare la soglia del traguardo con 9 lunghezze di vantaggio sugli avversari, capeggiati da Smira Pic, che risaliva per la miglior piazza. Al terzo posto restava in quota Riosa Bella, a precedere Al. A fine corsa le impressioni del fantino Federico Bossa e del trainer Roberto Masala e Mario Marras. Ciao. Federico, Asso Nero ti ha portato a spasso? Sì, ha portato a spasso gli altri. Tu da passeggero? Sì, ho fatto proprio il canto della mattina. Come l'hai trovato? Benissimo, non ho mai montato, ma ho fatto proprio una passeggiata. Ho notato che ti tiravi sempre guardando. Sì, giusto per aspettare i cavalli, un attimino controllare di non allontanarmi troppo. Ma... Roberto Masala e Mario Marras, condottieri di Asso Nero. Un cavallo che dal debutto si aveva espresso il suo valore, ci ha messo un po' a esprimerlo per tante vicissitudini, ho già dimostrato quello che vale. Beh, secondo me questa è una categoria un po' al di sotto del suo potenziale e quindi ha fatto bene la corsa. Adesso aspettiamo a vedere le categorie più impegnanti per seguire questa prestazione. Ha fatto bene di tenere la linea, nonostante che non abbia vinto c'è qualche piazzato comunque con quelli lì. Sì, comunque guarda da Reste Turesu che poi è diventato un gran cavallo da corsa nelle categorie nostre il giorno qua a Sassari. Possiamo attenderlo nel Gran Premio che c'è a... Se il cavallo sta bene sicuramente ci avremo della parte. Complimenti Roberto. Ti ringrazio. Mario? Prima te l'hanno tolta ora? Prima se l'ha tolta se l'abbiamo tolta. Dai, prima poi deve prima girare. Poi girerà. Diciamo un grande monta, Federico ha montato alla grande e purtroppo una si vince una si perde. Cavallo in ordine come sempre. Pensi che stia venendo avanti? Sì. Perché ho visto avanti. Che morfologicamente si è fatto anche più cavallo. Sta migliorando, anche l'altra migliorando, però le corse sono corse. Bene, complimenti. Beh certo, ci vuole la fortuna per vincere le corse, ci vuole fortuna. Oggi ha vinto bene Asso Nero e l'attendiamo alla prossima ovviamente. La protagonista. Speriamo bene. Complimenti Mario. Per restare sempre aggiornati sul galoppo sardo e non solo, metti mi piace alla pagina Facebook ufficiale SpoonRiver.biz e iscrivetevi al canale YouTube SpoonRiver Biz Channel.